E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video e per questo nuovo anno. Oggi è il primo dell'anno e oggi chiuderemo un po' le somme del 2023 e vi spiegherò un po' i progetti del 2024. E quindi ragazzi, iscrivetevi al canale e a noi partiamo col video. 2023 comunque per il canale abbastanza importante. Ecco, ho concluso finalmente un cerchio, ovvero sono riuscito ad arrivare a Capo Nord quest'anno. Ragazzi, arrivati Capo Nord, Figaro, il freddo della Madonna, non si vede niente, però ci siamo. Dopo comunque un viaggio abbastanza intenso, vi invito, se non l'avete ancora visto, ad andare a vedere la serie di Capo Nord, che comunque per chi volesse andare a Capo Nord in 2 settimane potrebbe essere interessante, quindi seguite, anche perché questo viaggio è stato condizionato da qualche problema meteo non molto favorevole, quindi ragazzi andate a vedere i video. Un 2023 che comunque ha fatto crescere di molto ancora il canale, siamo arrivati a più di 1700 iscritti, quasi 2000 ragazzi, siamo a poco meno di 2000, quindi iscrivetevi per arrivare a meno 2000 entro gennaio, dai ragazzi, e quindi a me fa piacere che sempre più gente si iscrive, vuol dire che magari i contenuti che porto sono interessanti, quindi mi impegnerò anche in questo 2024 a portarvi contenuti sempre migliori, sempre più interessanti e sempre più anche qualitativamente alti a livello di attrezzature e tutto. Cerco sempre di essere all'avanguardia, quindi iscrivetevi anche al canale anche per questo. 2023 che comunque ha visto portare avanti anche un altro discorso, quello di un piccolo store che sto portando avanti di magliette e felpe. Voglio sottolineare che questo store si è gestito da me come parte grafica, ovvero tutte queste grafiche, ad esempio questa, che vengono stampate sulle magliette, sono diciamo ideate da me, quindi sono completamente ideate da me, e quindi metto queste grafiche su questo sito che poi appunto tramite un servizio di print on demand si chiama, spediscono le magliette appunto a voi. I soldi non passano da me, vanno direttamente a loro e io ci guadagno diciamo una piccola percentuale, che per il momento diciamo non ho guadagnato niente, visto che gli unici ordini li ho fatti per me. Quindi ragazzi, ad esempio questa, una felpa che c'è anche sullo store, e diciamo mi piacerebbe un po' aggiornare qualche grafica, qualche cosa, portare qualcosa di nuovo. Intanto andate a visitare il sito si chiama imbiker.it, ve lo lascerò in descrizione come sempre, sito in descrizione, e ci sono varie magliette, vari articoli diciamo da poter anche regalare a un motociclista che conoscete, quindi ragazzi visitate il sito e mi piacerebbe appunto portare avanti anche questo progetto nel 2024 cercando altre grafiche carine da implementare appunto quello che c'è già. In più vorrei portare in questo store anche diciamo una pagina riservata diciamo al mio merchandising con i miei loghi, con le mie cose, tutte queste cose qua, quindi andate a vedere e restate aggiornati sul sito. Quindi altro progetto che diciamo vorrei rispolverare è il progetto della Vespa, che è ferma da un annetto e passa,
e quindi nel 2024, ragazzi, la riaccendiamo, la riporterò in pista, in strada, e farò qualche video anche con la Vespa, visto che comunque tanti di voi si sono iscritti grazie appunto ai video relativi, contenuti relativi alla Vespa. Quindi si ritorna anche in Vespa. Vi ricordo che vi avevo promesso lo Stelvio sulla Vespa, con la Vespa, e quindi penso che quest'anno sarà l'anno buono per farci un giretto sullo Stelvio con la Vespa. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale per restare aggiornati anche sotto questo aspetto. Ok, altri progetti, ci sono i viaggi in moto, giri e viaggi. Altro progetto che sto portando avanti è quello di Moto Tendate in Italia è un gruppo Facebook aperto a chi piace appunto fare moto tendate. Ho visto che sta andando alla grande, sempre di più si stanno iscrivendo, quindi se volete iscrivervi anche voi al gruppo, iscrivetevi su Facebook, appunto Moto Tendate Italia. E qui adesso mi nasce un po' un dilemma, perché mi piacerebbe un po' strutturare questa cosa e cercare di organizzare qualcosina di carino, qualche moto tendata, però diciamo a livello burocratico non è facile, perché creare una moto tendata con tanta gente in un posto qualsiasi non credo sia fattibile. Bisogna avere dietro qualcosa, qualcuno, o comunque crearsi, non so, un'associazione, un qualcosa di più organizzato per appunto riuscire a fare questi eventi, riuscire con più facilità a ottenere magari dei permessi per poter comunque fare questi tipi di progetti, di eventi, perché sicuramente farli così con 3 o 4 persone si può sicuramente fare, ma se si parla già di 9-10 persone con le moto, con la tenda, diciamo non è semplice poter organizzare una cosa che poi magari non è ben gradita magari dalle forze dell'ordine o dai comuni in cui si va. E quindi ecco, questa cosa mi piacerebbe un po' studiarmela in quest'anno, vediamo cosa poter fare, come poter fare. Se volete darmi dei consigli, datemi dei consigli, perché ecco, diciamo che è un progetto a cui ci terrei molto, e comunque appunto sono aperto a tutti i consigli sotto questo aspetto anche organizzativo. Diciamo, sicuramente fare delle girate così non si può fare anche bene, nel senso ci partiamo da tot, anche se siamo in 20 non è che è un problema farsi la girata. Il problema è che se uno vuole fare la moto tendata, ecco, più persone si è, più viene difficoltoso poi trovare un posto, essere comunque tra virgolette in regola, perché quando magari si è in 3 o in 2, diciamo, vabbè, una notte, diciamo, wild camping non ti rompe le balle nessuno, ecco. Mentre se inizi a essere tanta gente, 10-20 persone, creare una cosa, fare un wild camping in questa maniera qua, penso che non passi proprio inosservato, e quindi iniziano a sorgersi un po' di problemi a livello appunto burocratico. Come dicevo prima, magari richiedere dei permessi. Quindi da questo punto di vista sto cercando di strutturare, appunto vorrei cercare di strutturare in questo nuovo anno anche questo aspetto qua di questa pagina, per il momento, che comunque sta crescendo molto. Ogni giorno ho
richieste di adesione, quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, andate a vedere perché questa pagina per il momento la gestisco da solo. Adesso, appunto, questo nuovo anno andremo un po' a strutturare il tutto e vedremo cosa ne uscirà fuori, ragazzi. E niente, questi 2024 che ci porterà ancora in viaggio. Un viaggio sempre, penso, spero di 2 settimane. Adesso vedremo un po' anche a livello lavorativo come si metterà. Comunque, appunto, quest'anno vorrei andare in posti un po' caldi, visto che quest'anno, cioè visto che nel 2023 siamo andati a prendere freddo, e diciamo che per magari 2 o 3 anni mi piacerebbe andare in posti caldi, visitare posti caldi sia in Europa che magari in altri continenti. Però ragazzi, iscrivetevi al canale per vedere dove andrà quest'anno il motociclista solitario, perché come vi ricordo questo canale è nato per i viaggi in moto, soprattutto in solitaria, e appunto il viaggio di 2 settimane, come al solito, lo farò sempre in solitaria. Poi ecco, appunto, magari nel 2024, oltre alle mototendate, magari qualche girata con gli iscritti mi piacerebbe farla. Quindi, appunto, anche qua iscrivetevi al canale, iscrivetevi a Instagram, dove magari pubblicherò qualcosa di un po' più concreto sulle girate. Altro progetto, ragazzi, che appunto porterò avanti, visto che comunque sta andando bene, quello di test ride in moto. Ho trovato comunque una bella iniziativa, una bella delle belle manifestazioni alla ATE, della ATE, ad esempio a Bobbio, dove lì appunto ho provato ad esempio la V-Strom 800 e l'Africa Twin. E quest'anno penso che ci tornerò per fare appunto altre prove. Avevo visto varie, ma c'era KTM, quindi ragazzi, mi piacerebbe portarvi delle novità appunto anche da questa fiera, visto che è creata molto bene anche per appunto fare questi test ride abbastanza accurati, perché ad esempio ci hanno provato anche a fare sterrato e tutto, quindi è una bella manifestazione. Io ci andrò ancora quest'anno a Bobbio. L'anno scorso ho fatto solo un giorno, quest'anno penso che ne farò addirittura tutte e due, non so se c'è anche il venerdì, comunque due sicuramente, e andrò giù magari sabato mattina presto e poi starò lì appunto a dormire sabato, e la domenica appunto posso provare ancora qualche altra moto per voi. Quindi iscrivetevi al canale per vedere altri test ride. Mi piacerebbe provare anche altre moto, ad esempio la Stelvio, mi piacerebbe provare. E comunque vedrete aggiornamenti sui test ride sul canale, ragazzi. Quindi altro motivo per iscrivervi, test ride. Quindi ragazzi, tutto ciò per ringraziarvi di questo splendido 2023. Vi auguro un bel 2024 pieno di girate in moto per chi come me è appassionato di girate in moto, di viaggi in moto, e noi ci vediamo in giro se si riuscirà. Oppure ragazzi, iscrivetevi al canale e buona strada a tutti. Ciao ciao.